Buon salve a tutti, ben ritornati su Spiro. Stiamo su, ovviamente, Riptor Rage. Questo l'abbiamo fatto, non me lo ricordo più. Yes, l'abbiamo fatto. Ok, io andamos a fares gli ultimi due livellucci, fattorie robotiche. Ah, ragazzi, un attimo. Si è incazzato. Attenzione. Ok. In questa scena nell'originale fa vedere che l'insetto maggiore, il fratello maggiore, praticamente va a sta anche lui con lo spruzzino dei parassiti e lo ammazza così, spruzzandogli appunto la... Allora, le fa... Mamma mia, ragazzi, fatto proprio bene, eh? Allora, Airo, questi insetti non ci hanno intestato la fattoria. Hai tempo per darci una mano a eliminarli? Mamma mia, ragazzi, la voce lo bolla. La lampada gigante anti insetti e accendila, così fulmineremo gli insetti in arrivo. Fagiolino si chiama. Non l'avevo visto, non l'avevo visto. Vabbè, va bene. Mirare, puntare, fuoco. Porca troia. Ecco, una pecora, come al solito. Ok, non spruzzo, ragazzi, perché c'ho la... Ecco qua, c'ho questo. Ah, cazzo. Devo fare questo. Perfetto. Allora, ragazzi, ditemi nei commenti quante volte avete fatto, provato a fare il giro del del circuito, che adesso vedrete. Ecco, quello lì che sta là sopra. Quante volte l'avete fatto prima di venirci, prima di uscirci, sia qui che nell'originale, chi ha giocato l'originale. Ditemelo, perché ne vedremo delle belle qua. Voglio, si fanno queste cose. Questo, dai, giro. Pescato. Ok, andiamo di qua. Ah, e non solo quello, è anche il fatto di... Adesso ci arriviamo, siamo, diciamo che siamo quasi per terminare il livello madre. Ok, Milano si può andare. Tu, stupido insettaccio. Devi morire. Ce la faccio a buttare quello lì. Ok. Ce ne stanno tre.
No, due ce n'erano. Beh. Ah, qua ce ne sta uno. Tu preso. Volontariamente, ma tu preso. Volontariamente, tu preso. Ok. Qua ho lasciato altre gemmine. Ok. Andiamo a vedere un po' di qua. Aia. Ah. Questo dovrebbe essere palle di miele. In teoria. Nell'originale qua mi ricordo che c'erano tre. Ah, tre, con questo, compreso quello che ho. Che ho rotto. Pasquale. Ehi. Scusi un po'. Ma qua non c'era il cosa. Ah no. Andavo dietro. Vabbè. Olè. Riprendiamoci la sbobba. Ritorniamo. Ah, stava anche tutto. Affanculo, va. Affanbrodo, va. Ok. Allora. Ok, facciamoci questo qua che è un po' più una cosa. Quegli insetti si prendono gioco dei miei costosi robot spaventapasseri. Vuoi cacciarli e incenerirli, Spyro? Io ci provo. No. Ho detto un gudino in culo, veramente. Non mi dite come ho fatto perché non lo so. Andiamo così. Andiamo avanti. Chi è? Presa! Andiamo sopra. È messo. Grazie. Bella lì. Ah, di qua non ho preso tutto, quindi dobbiamo. Scusi, ma insettacci però stanno sempre, come. Pecora, scusi. Mi serve. Queste cose radioattive. Qua ho fatto tutto. Yes. Vero. C'è Pasqualino, dice. Olè. Aia. Mazza che botto. Ok. Presto. Che c'è questo. Ok, l'ho appeso. Qua. Questo e rompe. C'erano due, o mi sbaglio? No. Più avanti? Mi ricordo che c'erano due. Dai. Fai schifo.
po' più di energia. Oh, allora, dove? Oh, oh, cammambera. Cioè, no, ragazzi, no. Che cos'è questa barbonata? Scusatemi, ma che è? Ma va a fa mucca sto. Proprio il termine tecnico appropriato. Dai, prendiamoci altro due pecorelle. Pecora, scusami. Mi serve. Scusatemi, si fa così. Ah, visto, se non passavo di qua, con cavolo che beccavo quelle due gemme. Va bene, anche qua. Vabbè, un'altra prima passata me la sarei fatta, però sapete come. Ecco qua, morto. Dobbiamo andare qui sopra. Yes. Ok. Telecamera. Grazie. Quella. No, tu. Zitto. Buono. A te buono. A te buono. Gira, gira! Perfetto! Ah, questo sta qui. Questo qua. Questo rompe i cotiglioni di là. Va bene. Ok. Dobbiamo trovare il giusto tempismo. Bel tempismo, voglio. Ah, comunque non ha fatto qua, là. Pensavo bene. Zitto. Buono. Sia buono. Pecore! Grazie. Allora, qua ci andiamo dopo. Qua andiamo a prendere le gemme che stanno qua dietro. Spiro, grazie. Si spiro. Ecco. Di sopra ci andiamo dopo. Il circuito infernale. Ok, così. Io penso che ho preso tutto qua. Ok. Dica! Ben fatto, Spyro! Quelle bestiacce gireranno alla larga dai raccolti. Posso offrirti una ricompensa? John, che tren? '58. E qui arrivano i cavoli. Ah, ci andiamo a farmi una questo? Sì, andiamo anche a farmi una questo, dai. Un attimo solo, paesa. Ok. Questo si trova lì. Ok. Questo si trova di qua. Questo si trova proprio all'inizio, va bene. Ma non devo prendere niente. Io spero di non prendere più niente. Ok. Ok, ragazzi, scusate il taglio, ho voluto fare un giro di cognizione, ma non credo che ci sia nulla. Ah, vedi? Vedi? Oh, cavolo! Oh, cavolo che sei ritornato qui. Oddio, off camera sì,
però. Va bene. Vabbè, ma io c'ho il coso qua. Posso tornare sopra quando vuoi. Vai! Bella Lispi. Vai. Giravo per la fattoria in trattore una volta. Contadino picchio d'osso. Ma stupido robot ha bloccato il sentiero. Pensi di poterlo sgombrare con qualche supercarica? Io ci provo, paesà. Però non prometto niente, soprattutto quella, l'ultimo. Va bene, Chicco d'Orzo, ci penso me, forse. Non prometto nulla, eh. Io non vedo. Primo colpo. Eccezionale manovra, Drago. Tieni, prendi questo. Trovato nel recinto delle vacche. Ragazzi, a primo colpo e non ho visto un cazzo. Non ho visto nulla, io vai. Grande così. Ho raccolto tutte le gemme, adesso devo raccogliere tutte le gemme. Le sfere, voglio dire, ho raccolto. Adesso devo raccogliere tutte le gemme. Che stanno, ecco qui, qua sta qua. L'altra sta qui. Spero che sia tutto qua, credo di sì. Credo di sì. Vediamo. Sì, sono tutte qua. Questa sta qui, questa da qui. E questa qua. Fatto. Completato a 100%. Ora, siccome mi annoia a me andare a fare livello per andare alla fine, facciamo così e ci ritiriamo. Dov'è? Salve caro. Grande così. Adesso facciamoci l'ultimo Metropolis. Professore? Qualcosa? No. Anche il porco aspetta. Guarda qua che paesaggio. Porco tuo. Ovviamente questo non posso andare. Ok, passiamo. Parliamo con Mr. Robot. La rivolta delle fattorie ci sta sfuggendo di mano. Abbiamo bisogno di qualcuno che riporti l'ordine. Trova la droide inventrice. Sta lavorando a qualcosa di grosso. Va bene. E le mucche pazze qua. Queste le incontreremo poi, ragazzi, queste mucche, in uno dei voli del terzo, dove dobbiamo sconfiggerle con Ante, con una prova di Ante. Cioè la prova, una sfida con Ante. Con tutti i tagli al budget, questi ascensori sono davvero malandati. Vedi, questo è incastrato. Comunque, se gli dai un colpo bello forte, mi aspetto che ricominci a funzionare come si deve, no? È chiuso. Vediamo. Funziona. Funziona bene. Oh, il porco missile. Il porco volante. Ma dove vai, porco?
Voilà. Ui. Non lo fare più, eh. Oh cacchio. Madonna. Delle bombe umane poi hai fatto, voglio. Che cos'è? Sia zitto, grazie. Senti la musica. Si sono auto... Scusi, eh. Oh cazzo. Ma che c'era... Ah, c'è stato questo. Ok, dobbiamo andare sulla scala, ragazzi, lo so. Volevo... Questi sono... Ah, porto. Oh. Dai. Ok, questo dobbiamo rompere dopo. Qua c'è l'ovetto Kinder. Noi dobbiamo andare qui. Come vedi, un bue ha preso possesso della nostra armeria. Pensavamo che congelare il passaggio avrebbe tenuto lontani gli animali. Il bue è un tipo tosto. Ti consiglierei di usare le bombe contro di lui. E credo ce ne vorranno parecchie. Vabbè, non ti preoccupare. Cornuto? Fatto. Ora potremo difendere la nostra città al meglio. Accetta questa graziosa ricompensa. Ah, lui è logista, giustamente. Ta-da! Scusi, ovo. Mi serve. Ciccio? Io non ho fatto nulla, sono stati loro. Hanno fatto da solo. So, eh? Oh, vai! Vieni! Perfetto. Ok. Non lo terminiamo qua, ragazzi. Lo terminiamo nel prossimo video. Perché non voglio fare un video lunghissimo. Pronto? Porco? Salve. Sono proprio fatti bene questi, eh. Ah, vedo. Spendi. Non si vola. Salve. Vabbè, andiamo da... Oh! Spiro! Sì, si è incassato. Si era incassato Spiro, attenzione. Ah, Spiro,
Sapevo che stavi arrivando. Grazie per averci aiutati a sventare questo colpo di stato. Prendi questo oggetto. Sembra che i viventi lo apprezzino molto. È una novità per Avalar. Un potenziamento combinato. È una fortuna che tu sia qui per collaudarlo. Bisogna fermare l'invasione di quelle pecore spaziali. E belle. Se proprio ci penso un minuto. Prima però. Vamo così. So che perderò un sacco di tempo. Tutto quello che posso abbattere, abbatto. Questo. E uno. Non so qua. Uno, l'altro sta qui. L'altro? So. Vabbè. Ottimo lavoro! Sei riuscito ad abbattere quelle pecore. Hai so? Prendi questa sfera. Sarà la prova della tua abilità. Grande. Lo sapevo. Le prime pecore hanno inviato un SOS. Sta arrivando una nuova ondata di dischi volanti. 5 ne sono. Andiamo. Dove sta? Qua. Uno. Porca puttana. Grazie. Dove sta? Dov'è l'altro? Allora io vado a prendere. Questo. Ah, scusate, no. Ah, ecco. Bel volo, pilota! Hai dimostrato l'efficacia del mio doppio potenziamento. Visto? Tieni, prendi questo per commemorare la tua vittoria. Grande così. Visto? Ecco cosa era mi era sfuggito. Prendo un altro po' di questo, devo andare qua sopra e devo prendere tutto quello che posso prendere in volo. Ce n'è parecchio. Ovviamente dobbiamo andare pure tornare indietro, perché non dimentichiamo che dobbiamo raccogliere no, spiro, perché fai così? Mi deve fare una cosa per bene, perfetto, invece no. Ok, di qua credo di aver finito qua.
Però, sai com'è? Andiamoci a fare un altro giretto di ricognizione, senza mai. Qua abbiamo preso tutto, sì. Sì, tecnicamente ho preso tutto. Prendiamo anche l'altro ascensore. Ok, abbiamo finito il livello, perfetto. Ok, in teoria dovrei aver fatto, sì, tutto. Okay. Torniamo a casa. Questo si chiama prendere il pullman o i bus a volo proprio. Ok, andiamoci a fare anche il volo. Circuito Canyon, il mio preferito, non è vero un cazzo. Ovviamente ragazzi, come sempre, vedrete anche in questo caso la parte riuscita. Andiamo così. Adesso l'ho fatto al secondo tentativo, ragazzi. Riprova, sì. Ve lo dico io perché. Perché dobbiamo andare di qua. Mi sembra che è di qua. Ah, eccolo qua. Ciao, Antar. Bene, Spyro. Sei pronto a provare il mio aereo? L'ho riparato e sono praticamente sicuro che non precipiterà adesso. Ok, ragazzi, anche in questo caso la stessa cosa. Vedrete la parte riuscita. Ok, Spyro, ti spiego. L'aereo è telecomandato, per cui tu non dovrai fare altro che colpire i bersagli con la mitragliatrice. Prendi la mira e premi attacco per sparare. Grande così. D'altronde avevi un ottimo pilota.
No, i comandi fanno schifo. Ragazzi, io purtroppo ve l'ho già detto e lo ripeterò. Non sono abituato a questi comandi della Xbox. Sono comandi della PlayStation che io usavo le freccette. E quindi sto cazzo di obiettivo da muovere con il tasto analogico non fa per me. Io quando mi sposto con Spiro, mi sposto con le freccette, non uso il... Ok, basta, stop, che vuoi fare più? Ok, esci. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio dove andiamo ad affrontare Ripto. E poi ci andiamo a fare anche... Entriamo anche ovviamente nel portale dove andiamo a fare il tutto, a completarlo proprio a 1000x1000 il gioco. E ovviamente poi ci dedicheremo all'ultimo titolo della trilogia, che è l'anno dei drago. Da Mangiare Tale 4 è tutto, ci vediamo al prossimo video, commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale, aprite la descrizione dove trovate anche il link per quanto riguarda il mio canale streaming. Trovate anche il link al secondo canale M84 Pur Gameplay e ci vediamo alla prossima. Ciao!